Il nostro secondo e ultimo intervento e parlerò oggi dei modi, dei trucchi del maligno per rapire le nostre anime, i trucchi di Satana. Innanzitutto il quadro in cui noi ci muoviamo, il mondo in cui ci muoviamo, il luogo in cui noi ci muoviamo, esistiamo e siamo, è composto di due regni. Chiamiamoli proprio regni, perché la Bibbia li chiama così. Voi sapete cos'è un regno? Un regno è una zona, un luogo dove comanda un re. Allora, ci sono due regni. Il regno di Satana e il regno di Cristo. Si può dire il regno del bene, il regno del male, il regno del bene, ma preferisco chiamarli così. E i comandanti... I possessori di questo regno sono uno, Satana proprio, e l'altro, nostro Signore Gesù Cristo. Addirittura nel Vangelo è detto che Satana è il Dio di questo mondo. È una parola forte, è con la D minuscola a dire la verità, perché è chiaro, Satana è una creatura, ma è talmente a capo di questo mondo che viene chiamato Dio. Non è il Vangelo, è esattamente la seconda lettera ai Corinzi, vi leggo la citazione: se il nostro Vangelo, scrive San Paolo, rimane velato, lo è per coloro che si perdono, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato la mente incredula, perché non vedano lo splendore del Vangelo, eccetera. Quindi il Dio di questo mondo, quindi c'è un mondo, chiamiamolo questo mondo, il mondo, e c'è il Dio di questo mondo che lo comanda. Addirittura San Giovanni nella prima lettera dice che tutto il mondo è stato posto sotto il potere del maligno. Più chiaro di così non potrebbe essere. Tutto il mondo è stato posto, 1 Giovanni 5,19, sotto il potere del maligno. Anche nelle tentazioni, abbiamo sentito ieri, Satana dice tutto questo mondo è mio e lo do a chi voglio. Allora vuol dire che lo possiede, è veramente re, governa in questo mondo. Anche Gesù parla di un regno suo, in cui lui comanda. Vi ricordate davanti a Pilato cosa dice? Il mio regno non è di questo mondo. È chiaro, non è in conformità con il regno di Satana. Però esiste un regno mio, un regno di Cristo, esiste. Quindi non ci sono tre regni e non c'è neanche una zona franca in mezzo, un terreno neutrale. Non c'è un terzo, ci sono due regni, due realtà, non sono fisiche ma sono spirituali, ma sono due. Allora noi dobbiamo sapere che o siamo in uno o siamo in un'altra. Anzi, noi possiamo passare dall'uno all'altro anche diverse volte al giorno. Sotto chi ci mettiamo? Sotto qualcuno noi siamo, sotto qualcuno. Ci sono due regni. Bene, questi due regni sono in perenne lotta tra di loro. Quando Gesù appare nel mondo e comincia l'evangelizzazione, dice: se io caccio i demoni con il dito di Dio, è giunto a voi il regno di Dio. Allora la manifestazione somma del regno di Cristo, del regno del bene, del regno della luce, è quando appare fisicamente, visibilmente, il Re del il Re, Cristo Re, si fa anche la festa di Cristo Re. Gesù lo dice chiaramente: se io caccio i demoni col dito di Dio, è giunto a voi il regno di Dio, è giunto. E il Signore si presenta come il leader del regno. Dice chiaramente anche il Nuovo Testamento, quest'altra citazione: Gesù è venuto per distruggere le opere del demonio. Quindi vedete, c'è un linguaggio di guerra. Gesù è venuto non soltanto per insegnarci chi è il padre o per vivere la vita mistica, ma per distruggere il regno di Satana. In effetti un regno, avete studiato storia evidentemente, c'è sempre una fase costruttiva, ma c'è anche la difesa dei confini, perché sappiamo che i regni sono in continua lotta tra di loro, il grande vuole inglobare il piccolo si difende, i regni sono in lotta. Quindi il regno di Cristo è in lotta col regno di Satana, e qui non si può negare, Gesù è apparso per distruggere le opere del diavolo. Dice anche il libro dell'Apocalisse che con la morte e la resurrezione Gesù ha frantumato il potere di Satana, e c'è questo grido: ha vinto il leone della tribù di Giuda. Il leone della tribù di Giuda chi è? È Gesù. Gesù è della tribù di Giuda, il leone è il re della foresta,
ha vinto il leone della tribù di Giuda, quindi è un'attestazione di una vittoria. Si verrebbe da dire con un linguaggio sportivo, è una partita in cui nostro Signore con i suoi, Satana con i suoi, in cui si sa già il risultato finale, la vittoria del regno. Però per vincere bisogna mettersi dalla parte del vincitore, non dalla parte del perdente. Satana si illude di poter vincere, ma sa già benissimo che non vincerà mai, perché con la morte di croce e con la risurrezione la vittoria appartiene a Cristo. C'è questo grido, lo sentite anche adesso. Cosa dicono le campane? Ha vinto il leone della tribù di Giuda, non lo sentite mai questo grido. Adesso questo grido appartiene alla Chiesa, cioè dove vive il Signore, perché il regno di Dio è proprio la Chiesa di Cristo. Ha vinto il leone della tribù di Giuda. Allora, che cosa fa il demonio? Il demonio cosa fa? Fa guerra contro chi appartiene a questo regno. Nel libro dell'Apocalisse è scritto: il drago si infuriò contro la donna e andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Quindi Satana come dire, comanda il regno delle tenebre, è in perenne battaglia con il regno della luce. Però dice un bellissimo passo del Vangelo: adesso Satana è cacciato fuori, cioè è vinto, è battuto. Allora, il primo compito della Chiesa è quello di cacciare Satana. Avete presente quando Gesù istituisce i 72 discepoli e dice: cosa dovete fare? Adesso voi andate in giro per Israele e fate questo: cacciate il maligno, guarite i malati, risuscitate i morti, annunciate il regno. O più di così, prima bisogna cacciare, no? Chi possiede il regno delle tenebre, il mondo. Cacciare il maligno, guarire i malati come segno che è venuta la vita. Annunciare il regno di Dio. È vicino a voi il regno di Dio. È arrivato, è venuto, il vincitore in mezzo a noi, è con noi. È questo l'annuncio del regno. Non posso annunciare Gesù così, senza questa connotazione di battaglia. Se no, dovrebbe dire: chi è Gesù? Sì, è il Salvatore, ma da cosa si salva? Infatti la domanda è questa: da cosa si salva? Da cosa ho bisogno di essere salvato, se non c'è questa incombenza del maligno su di noi? Bene, questo è il quadro iniziale da cui adesso io parto. Questi due regni sono in battaglia. Adesso dirò quattro punti, che sono il fulcro della meditazione di oggi, e sono le tecniche, i modi in cui Satana cerca di vincere, soprattutto in questo tempo, in cui il suo potere sembra rafforzato rispetto a quello che era in passato. È sempre stato così, fin dall'inizio. Però adesso, per i motivi che non sappiamo, sembra che questo dilagare della potenza maligna sia superiore. Allora, ve ne dirò quattro. Primo, facendo dubitare della sua esistenza, cosa che non era mai successa. Guardate, nel Medioevo tutti dicono: Medioevo, tempo delle tenebre, Medioevo, tempo di luce, di grandissima luce. Ma nel Medioevo, almeno io parlo dell'Occidente, la sensazione, il sentire della battaglia e della presenza del maligno era molto vivo. Cioè, anche se uno peccava, perché non è che non ci fossero peccati, si tradiva la moglie anche nel Medioevo, però era chiaro che facendo questo peccato, facendo il male, ti schieravi e ti mettevi dalla parte del maligno. Se Satana riesce a convincere me che non esiste, se non c'è più una lotta contro il male, allora chi devo combattere? E come fa Satana a convincere che non esiste, che non c'è più lui? Non apparendo e dicendo non esisto, perché è chiaro, se appare lo vedo e capisco che esiste. Cambiando il concetto di male, cioè adesso il male, oggi, se ci fate caso, non è una persona, non c'è un istigatore, il male è un male sociale, il male è l'ingiustizia, è un concetto, il male è diventato un concetto, l'ingiustizia sociale. Come si combatte l'ingiustizia sociale? Con Cristo? No, non c'è bisogno. Si combatte l'ingiustizia sociale con i mezzi umani.
Ecco allora le solidarietà, ecco allora le catene di raccolta, ecco allora andiamo in aiuto di coloro che hanno bisogno, ecco allora i poveri di cui il mondo è pieno, ma possiamo fare anche un'associazione ONLUS, chiamati gli amici dell'albero di Babbo Natale e mandiamo dei soldi. E siamo buoni, è una cosa anche umana se si vuole, no? Se il male è questo, se il male è l'ingiustizia, guardate anche il Partito Comunista, teoria, anzi la teoria, proprio nella dottrina, vuole combattere l'ingiustizia. Siamo ai tempi in cui ci sono tante ingiustizie, come adesso. Salta fuori questo personaggio e dice si combatte il male con la lotta di classe, cioè con un mezzo umano, che fa migliaia di morti se si vuole, ma è un mezzo umano. Quindi quando sentite parlare di solidarietà, quando sentite parlare di appunto, andare contro l'ingiustizia, questo è un rimedio umano a un male umano. Non c'è più bisogno di Satana e non c'è più bisogno di Cristo. In effetti, questo fenomeno che si chiama laicismo, l'avete sentito parlare tante volte, nega proprio anche la presenza di Dio, quindi alla fine si negano i due poli, diciamo, i due combattenti, i due re, si negano, non ci sono due re, c'è solo un modo sbagliato di intendere la giustizia e c'è un modo sano di intendere la giustizia. In effetti i dotti di questo mondo parlano di Satana col sorriso sulle labbra. Se voi andate alle Maurizio Costanzo show, parlare del maligno, adesso non so quella trasmissione lì se si parlava, si parla così perché non è una realtà vera. Non ho paura del leone. Avete sentito mai voi un leone? Dentro la gabbia magari, ma libero l'avete sentito? Sapete chi va in Africa? Adesso parlo proprio di paura, paura vera e propria, adrenalina, scarica pura di adrenalina. E quando tu dormi in una tenda o in mezzo al deserto, vicino a una foresta, e senti per la prima volta il ruggito del leone, te a 500 metri, te a 1 chilometro, che si sente. Perché paura? Perché è qualcosa di micidiale, qualcosa di micidiale. È veramente un rombo che tu senti e ti entra dentro e tu sei lì nella tua tendina canadese e dici, ma ecco. Cosa si fa adesso? Come si risolve la situazione? Questo, voi mi dite, ma tu l'hai sentito? No, l'ho letto. L'ho letto proprio in un romanzo di uno che era stato in Africa, che appunto parlava della prima grande paura che ha chi vive nel mondo africano. Il leone, ma ecco, nel Maurizio Costanzo Show non si ha paura, si parla del leone così, come se niente fosse, col sorrisino. Anzi, chi ci crede, chi ne parla, è un retrogrado. E voi, il Medioevo, ecco, voi siete rimasti al Medioevo. Se io nel Maurizio Costanzo parlo di Satana, mi guardano col sorrisino, non c'è dubbio, non c'è dubbio. E quindi io, se mi guardano col sorrisino, siccome una certa benevolenza la voglio, no, o non ne parlo o lo minimizzo anch'io. Questo è il laicismo, mettersi da questa parte che nega la realtà sovrannaturale. Ma attenzione, purtroppo questo laicismo c'è anche all'interno della Chiesa. Adesso ieri si parlava della Chiesa, qui c'è qualcuno che tra un po' studierà teologia. Adesso io vi faccio una serie di definizioni che vengono dai teologi che noi studiamo al seminario, alle facoltà teologiche. Ci sono nomi che chi fa teologia, come il nostro Don Totò, conosce benissimo. Schleiermacher, per esempio. Schleiermacher, chi non lo conosce, ce lo fanno studiare. Il demonio, dice questo teologo, è una categoria. Il che il demonio si sente sotto il suo sorriso, non di Schleiermacher, del demonio, dice sì, sono una categoria, vai, vai, spingi su questa linea. Bultmann, Rudolf Bultmann, che viene insegnato, è un protestante. Comunque viene citato in continuazione anche nelle nostre facoltà teologiche. Conosce Rudolf Bultmann? Eh? Ah, sì, figurati.
scrive questa parola: non si può usare la luce elettrica, non si possono usare le medicine e contemporaneamente credere nel demonio. Cioè, siamo progrediti, siamo cresciuti, l'uomo non ha più bisogno di spiegazioni, non c'è più bisogno di queste spiegazioni. Il demonio serviva in passato per spiegare: c'era un tuono, ecco il demonio, c'era un incendio, è stato il demonio. Ora non serve più perché andiamo con l'acqua, il tuono lo fermiamo in qualche maniera. Non si può vivere oggi e continuare a credere nel demonio. Tillich e Ricoeur. Questo nome viene citato. Scrivono: il demonio è un simbolo. E io sento subito la sua risata. Non una persona. Dice proprio questo: non una persona. Karl Barth, grandissimo Karl Barth. Il demonio è semplicemente il puro negativo. C'è l'omine Si arrampicano sugli specchi per dare delle definizioni metafisiche. Moltmann, attenzione, cosa dice Moltmann? Junger Moltmann e anche Pannenberg scrivono la stessa cosa, sono citati, tutti i nomi che chi ha studiato li conosce. Credere nel demonio è un intralcio alla purezza della fede. Poi questa è la negazione pura e semplice. Se tu vuoi avere una purezza di fede, devi non credere nel demonio, che intralcia la purezza della fede. Per altri, che sono nomi minori, ho scritto questo: le tentazioni del Signore non sono un fatto storico. È perché se tu parli delle tentazioni, devi parlare anche del tentatore. Non sono un fatto storico, ma sono una elaborazione della comunità primitiva, cioè i primi apostoli, chi scrive il Vangelo, chi scrive gli Atti, elabora dei dati, scrive la storia di Gesù e scrive le tentazioni, ma in realtà non sono mai avvenute. Ag, cattolico. Ag, Hag. Il primo peccato non è un fatto storico, ma è simbolico. Distruzione del peccato originale, Adamo ed Eva, tutto niente, il demonio, la tentazione, niente. Dreverman. Ce la si prende tanto con Milingo e questi. Ma questo è il punto, questo è il punto. Questi qui sono molto più, perché questi qui vengono insegnati come maestri. E noi che abbiamo fatto teologia, almeno io barsottiano, che quando sentivo queste cose. Quando leggo queste cose. Io ho scritto una lettera anche al vescovo, ho scritto una lettera, e c'era il professore di escatologia che quando io fomentavo un po' la classe, diceva: ehi voi lì, barsottiani, faceva così, c'ero solo io, voi barsottiani, laggiù in fondo, cos'è questo movimento che fate? Ho scritto al vescovo, ma risposta zero. Dreverman, Eugenio Dreverman, tutti i tedeschi della tua razza sono. Dreverman, attenzione cosa dice: il diavolo è un riflesso della sofferenza psicologica dell'uomo. È un riflesso. È un riflesso. Prima o poi apparirà. Il diavolo è un riflesso della sofferenza psicologica. Attenzione all'ultimo. Finiamo col botto, perché chi dice questo non è un teologo, ma è un cardinale. Cardinale sono i cardini della Chiesa, i nostri comandanti, coloro che ci guidano. Cardine vuol dire comandante, no? La ruota gira attorno al cardine. Kasper, tedesco. Non si sa se i demoni siano esseri personali o rappresentazione dei mali del mondo. Vivo, vivo, ed è prefetto di una congregazione romana. Allora domando: a chi si dà la caccia? E Gesù diceva: vedevo Satana cadere come una folgore. Che bello quando Gesù manda i suoi, dice: scacciate i demoni, vanno,
Tornano e Gesù seduto lì sul prato che li aspettava, questi tornano, ah, Signore, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto come dicevi tu. E Gesù gli dice questa espressione stupenda. Io dalla mia postazione vedevo Satana cadere come uno. Non vedevo il riflesso della sofferenza psicologica dell'uomo che cadeva come una folgore. Veramente questa è una negazione. Allora a chi si dà la caccia? Allora torniamo al Vangelo, torniamo al nostro Signore Gesù Cristo. E San Pietro che dice: siate sobri, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente. Immaginate la tenda canadese, che va in giro cercando chi divorare. E questi teologi, a me piacerebbe, alcuni sono ancora vivi, portarli a Foggia. Se ci fosse la macchina del tempo, portarli a Foggia, intorno a 1906-1907, quando un giovane fraticello di nome Padre Pio da Pietrelcina, prima di essere trasferito a San Giovanni Rotondo, andò a Foggia. E io ho studiato Padre Pio, sono un padre piologo, modestamente, ho studiato Padre Pio, padre piologo, se ci sono domande su Padre Pio qui, sono andato a Foggia, nel convento dove lui è stato circa un anno, 8-9 mesi. Ebbene, quando ero in questo convento, quando è arrivato questo, di notte, sentivano tutto un trambusto nella sua stanza, poveretto. Tant'è che il suo vicino di stanza, non è come quando siete voi qui che chiacchierate nelle stanze durante la notte, eccetera, e si sente questo borbottio, eccetera, si sentiva molto più forte. Il suo vicino di stanza chiese di essere trasferito. Cioè, anziché aiutare il povero padre Pio, eccetera, disse: io vorrei essere nell'altra ala del convento, perché si sa mai, non riusciva a dormire. E vedevano il povero padre Pio scendere la mattina, tutto tumefatto, aveva preso dei colpi in faccia, eccetera. Vorrei sapere se chi dà colpi in faccia è un simbolo. I simboli danno colpi in faccia? O una categoria? Categoria, ha preso un pugno in faccia dalla categoria, da una categoria. Andiamo dai santi, andiamo da Padre Pio. Veramente, come si fa a negare la presenza? Certo, anche qui è un fenomeno mistico, intendiamoci, non è che Satana debba, è di quella parte di cui ieri si diceva più eclatante, evidente, ma i colpi Padre Pio li sentiva. E il santo curato d'Ars, avete sentito dire? Questo addirittura dormiva così poco, ma sapete che di notte, adesso mi dice faccio paura, cioè, è il santo curato d'Ars, state tranquilli, noi siamo più bassi, non preoccupatevi. Gli spostava il letto da una parte all'altra, glielo spostava e lo tirava su e giù come un frullatore, come il setaccio, eccetera. Quindi il povero curato d'Ars, nelle pochissime ore veniva disturbato. Allora, ecco, vedete, entra il maligno e non appare, dice non esisto. Attraverso l'intelligenza sbagliata, ecco, anche, quindi non è solo il laicismo di Maurizio Costanzo, è anche il laicismo, diciamolo, di certi teologi, di certi uomini. Allora, qui se noi studiamo, qui ci vuole la reazione, perché in effetti, come si diceva, non possiamo stare zitti. Cioè, io nella mia piccolezza, diciamo, quando sentivo queste cose, anche col professor Mazzinghi, due volte, tre volte. Vabbè, insomma, i nostri professori adesso, sono venuto su diverse volte, a te che poi alla fine, nella classe, uno è reazionario e tutto il resto seguono, eccetera. Però, a certe volte non, veramente non si può stare zitti. Allora, se gli uomini non lo riconoscono, agisce meglio, è ovvio. Ecco il primo punto. Gli uomini non lo riconoscono, Satana agisce meglio. È una categoria, cioè il male è un concetto, cerchiamo di combatterlo, aiutando il nostro prossimo, e Satana entra e devasta appunto con tutte le varie sue tentazioni. È esattamente un abbassamento del livello, della difesa. La difesa ha abbassato di parecchio il suo livello, diciamo. Secondo punto. Allora, il primo ho detto, facendo dubitare della sua esistenza, è il fenomeno del relativismo, e sono le dottrine moderne che potremmo chiamare con un nome inglese più ampio che voi conoscete, New Age, cioè tutto va bene, tutte le dottrine sono buone, tutte le spiritualità sono buone, l'importante è rispettarsi, cioè io rispetto te, tu credi quello che vuoi,
è importante che non vieni a disturbare me, ecco, io ho le mie credenze, eccetera, però vanno bene tutte. Cioè questo è l'annullamento dei dogmi. Infatti quando uno ci vuole attaccare, cosa dice? Ma voi siete dogmatici, cioè il dogma che Cristo è figlio di Dio, che è l'unico salvatore, per noi sono dogmi. Cosa vuol dire dogmi? Verità incrollabili, di cui non si discute, sono verità di fede, sono i pilastri. Quindi Gesù nel relativismo non è l'unico salvatore. San Pietro dice, non abbiamo altro nome dato a noi se non il nome di Gesù, solo in lui c'è salvezza. No, è uno dei tanti, è uno dei tanti. Al massimo Gesù è il fondatore, attenzione a questa cosa, il fondatore di una chiesa. E chi siamo impazziti? Allora, Gesù è il fondatore della Chiesa Cattolica, Maometto è il fondatore dell'Islam, Buddha, fondatore del buddismo, tutti i personaggi realmente esistiti, Lutero è il fondatore della Chiesa cristiana protestante, eccetera. No, no, non è un fondatore, è Dio, è Dio, è il Verbo, è Dio, era preesistente, non è il fondatore, che a un certo momento si fa visibile, viene, tu scendi dalle stelle, viene dal cielo, proclama la verità, ritorna al cielo dopo la morte e la resurrezione. Quindi quando su questo dobbiamo essere forti, non è il fondatore, non è uno dei tanti, è l'unico. Come vi ho detto ieri, tutti gli altri non sono da buttarsi via, ma devono essere cristianizzati. Ecco, porto Cristo lì e allora tu conoscendo Cristo fai un passo in avanti. Certo, se ci sono degli idoli devi stroncarli. Guardate, io ho fatto questa esperienza quando andammo a Gerusalemme. C'era anche l'Annalisa qui. Andammo davanti al muro del pianto. Sapete cos'è il muro del pianto? Sì o no? Sì, no, forse, sì. È quella parte del muro. Poi, adesso spiego perché, che esperienza ho avuto al muro del pianto. Arriva il giorno in cui andiamo al muro del pianto. È il luogo dove vanno gli ebrei a pregare. Perché piangono? Perché al di là del muro del pianto, al di là di questo muro c'è la spianata del Tempio, dove era il Tempio con la T maiuscola, l'unico Tempio di tutto Israele, dove c'era il Santissimo. Gli ebrei non possono entrare lì, ma non perché sono in casa loro, potrebbero entrare, ma non vogliono entrare lì. Perché? Perché lì c'è, in questa piazza dove c'era il Tempio, c'è il punto in cui c'era l'arca, la cosiddetta Santa Santorum, il Santo dei Santi, l'arca era depositata, e ci poteva entrare il sommo sacerdote una volta all'anno, quindi c'era il tempio dove entravano tutti, poi c'era, le donne si fermavano a un certo punto, più in là andavano gli uomini, poi si fermavano anche gli uomini, all'interno entravano solo i sacerdoti, all'interno del tempio, proprio nella cosa più intima ed esclusiva, c'era una stanzetta dove c'era l'arca dell'alleanza e lì entrava il sommo sacerdote, fatta conto il Papa, una volta all'anno. Pensate che sacralità aveva questo luogo. Ebbene, siccome è lì, certamente, gli ebrei non ci vanno, perché hanno paura di calpestare, quindi in fondo è anche un atto di riverenza, è un atto religioso. Va bene. Però ci possono andare i musulmani, perché hanno la moschea, e per questo piangono. E ci vanno anche i turisti americani col cappellone e la cinepresa, perché era bellissima sta scena in cui ci sono gli ebrei sotto lì che pregano, e il turista americano che arriva lì con il cappellone e la cinepresa che passa e va nella spianata del Tempio, per cui gli ebrei dicono, ma tu adesso andrai a calpestare probabilmente dove c'era il Santo dei Santi. Ecco perché è chiamato il pianto, perché vedono profanato il loro luogo. Bene. Cosa succede nei pellegrinaggi? Che portano cristiani, cattolici, no, e noi, al muro del pianto. Anzi, ti fanno entrare anche là dove ci sono gli ebrei che ballano, solo gli uomini, che pregano col cappellino e che ballano in questa maniera. Allora noi dovevamo andare lì, anche noi entrare lì. Quando sono arrivato lì, io ho avuto una folgorazione, un'illuminazione, e ho detto, io lì non ci vado, non ci vado. Tutti dicono, perché non vai? Perché stanno pregando gli ebrei un Dio che non esiste. E tutti dicono, un momento, ma Yahweh esiste, il padre, sì, un momento. Ho fatto questo ragionamento, ma Dio chi è? Padre, figlio e Spirito Santo, giusto? Non c'è Dio padre da una parte, figlio da una parte, spirito dall'altra. Allora, se
San Giovanni dice: chi nega il figlio nega anche il padre. Ha detto San Giovanni, no, questa è parola di Dio. Tu ebreo, adesso io, attenzione, non giudico il singolo fedele ebreo che va a pregare, no, no, io giudico la dottrina. Cioè tu ebreo, hai negato il figlio, devo anche credere che quel Dio che tu preghi non esiste, perché il padre da solo non esiste, anzi la parola padre vuol dire relazione, ha dato un figlio. L'hanno rinnegato 2000 anni fa, vabbè, questo fa parte della storia, ma tu adesso che vai lì, anzi mi è venuto questo pensiero, momento, ma io non devo andare lì a pregare, io devo andare lì, andare dall'ebreo, che sta facendo così, dondolando col cappellino, e dire, psst, guarda che non esiste. Fai così, accetta il figlio, credi nel figlio, e allora troverai improvvisamente anche il padre, perché il padre non è senza il figlio. Non posso onorare il padre negando il figlio. Immaginate voi, qui nessuno di voi è padre secondo natura. Ecco, io faccio un complimento al padre e distruggo lo strozzo il figlio sotto i suoi occhi. Non ci siamo. Il padre non può essere onorato da questo atto. Ecco, io voglio dirvi questo, non sto giudicando, ripeto, le persone, perché allora mi sono detto, ma perché non c'è mai un'evangelizzazione nei confronti di questi ebrei? Si parla di evangelizzare i poveri, evangelizzare, sono duri di coccio, però ci vorrebbe, e facevo questo ragionamento mentre ero al muro del piano, ci vorrebbe un grande predicatore, un santo, che abbia il coraggio di andare là, davanti a tutti questi ebrei, e proclamasse il nome di Gesù, perché anche loro devono conoscerlo, no? E sapete che quando un ebreo si converte, avete conosciuto mai un ebreo convertito? Noi ne abbiamo una in comunità, Elisa Uzielli, che è morta, era ebrea, Uzielli fra l'altro, Uziel, figlia di Uzielli. Anche Daniel Lifshitz, anche una di Livorno, un certo Daniel Lifshitz, uno svizzero ebreo, convertito, guardate, sentirli parlare si apre il cuore, perché loro hanno l'ebraismo nel sangue molto più di noi, hanno il senso di Dio più di noi. Noi siamo tutti figli dei greci e mezzi pagani, infatti noi quando andiamo lì ci distraiamo davanti al Santissimo, che per loro Dio è una realtà che è talmente nel sangue, che è molto più di noi, che non si tocca, ce l'hanno dentro, però sono rimasti nell'Antico Testamento, cioè hanno negato il figlio. Quando un ebreo scopre il figlio è spettacolare, perché parla, ricongiunge tutto in sé, la storia di Israele, che anche noi studiamo e amiamo, quella rivelazione. Io credo che quando gli ebrei si convertiranno il mondo finirà, lo dice San Paolo, quindi non lo dico io. Allora noi dobbiamo guardare gli ebrei cosa fanno. Prima si convertiranno musulmani. Allora mi sono detto, ma perché io, anziché dire qui ci vuole un grande santo che fa, ma perché non ci vado io? E sono qua. Sono qua. E la Bibbia che vada lì e dica, ragazzi, il Dio che voi state pregando e dondolando non c'è, non esiste, bisogna fare l'annuncio, no, io non condanno, annuncio, il cristiano non condanno, non sono venuto per condannare il mondo, io stesso sono peccatore, annuncio, mentre ero lì che andavo, a parte che io questi pensieri li ho espressi a voce alta e il gruppetto bio della comunità è rimasto scandalizzato, perché dice, ma come, no, ma il Yahweh è lo stesso Dio, chiaro, c'è un Dio solo, ovviamente. Sì, ho detto, ma questo è una parzialità. Allora, voi capite che chiamare più persone, di più religioni, e dire, adesso ognuno prega il suo Dio per la pace, o per, che ne so, la benevolenza, ci dà tremare di fronte a questo. E tant'è che lo stesso padre Brasotti, quando ci fu l'incontro di Assisi, scrisse una lettera al Papa e disse, ma caro Papa, Giovanni Paolo II, ma è possibile, mai possibile fare questo? Cioè, come fai tu a chiamare un musulmano e dire, tu adesso preghi Allah, il buddista tu preghi Buddha, chi vuoi tu, l'islamista, l'induista, preghi Shiva, Vishnu, eccetera. Ognuno prega il suo Dio per la pace, ma c'è un solo Dio. Piuttosto io dovrei chiamare tutti gli altri e dire, adesso tu preghi Gesù Cristo figlio di Dio, tu preghi Gesù Cristo nostro Signore, tu preghi Gesù Cristo nostro Signore. È chiaro che io banalizzo il problema, ma voglio farvi capire quello che... Infatti Gesù ha detto andate e predicate, andate e annunciate, non ha detto andate e lasciate tutti come sono, andate e battezzate.
Chiaro che costa, infatti i martiri, ve l'ha scritto anche ieri San Francesco, i francescani vanno in Marocco per annunciare il Cristo e viene tagliata la testa. Quando ci fu l'evangelizzazione del Giappone, sapete cosa successe? Nel 1500 andarono moltissimi, in Giappone non c'era il cristianesimo, solo che il cristianesimo fu perseguitato, perché? Credevano fosse la potenza straniera che veniva ad annunciare il loro regno, e furono, molti furono uccisi, ma molti apostatarono. Sapete cosa vuol dire apostatare? Nella paura del martirio rinnegarono la loro fede. Allora cosa successe? Che dall'Italia partirono navi intere di gesuiti per andare là a essere martirizzati, cioè sapevano benissimo che andando là e dire Gesù è il figlio di Dio ci avrebbero rimesso la testa. Ma che soldati questi, ma io mi sono detto, ma io lo farei, cioè sto lì bella nella mia camera di San Sergio e faccio tutto il mio compito eccetera, vengo a sapere che in Giappone chi va là per riparare il peccato fatto da questi, vado sapendo che appena arrivo sarò ucciso. Ecco, questa mi sembra che sia una vera testimonianza. Diciamo che la testimonianza del Cristo passa anche attraverso il martirio, lo sappiamo, il successo non è garantito, ma Gesù ha detto dovete pregare perché ci sia un solo gregge e un solo pastore. Allora questo ecumenismo in cui ognuno prega il suo Dio è sbagliato. Adesso qui io non voglio criticare Giovanni Paolo II, però il padre con molto rispetto gli scrisse e il Papa gli rispose, cosa c'è in questa risposta? Non lo sappiamo. Come ce l'avete la lettera? Da qualche parte ci sarà, però stiamo indagando adesso per rimettere su tutto l'archivio storico del padre. Forse in qualche libro, perché pure nascondeva un po' tutte queste lettere. Qual è allora la vera comunismo? L'annuncio di Gesù. Poi ti credono, non ti credono, ti martirizzano, ti accolgono, eccetera. Io devo annunciare Gesù. E questo, quindi non me la sono sentita di andare al muro del pianto, come non mi sentirò, che ne so, di fare altri gesti, cioè accolgo il fratello ma annuncio il Cristo, non posso dire rimani lì, rimani quello che sei, no, io annuncio Gesù e questo è il compito che il Signore vi ha dato. Credo che questo sia una sottile tentazione. Il Papa, per esempio, adesso in Benedetto XVI usa questa tecnica, va lì, viene, cerca di essere accolto innanzitutto, però certamente anche lui annuncia la verità, annuncia il Signore, non a caso, appena parla di qualcosa di questo genere, tutti addosso, e con le solite cose, medioevo, fondamentalista, eccetera. Questo è il mondo che non vuole che si parli di Cristo. Terza situazione. Allora, Satana, questa è una riflessione che ho fatto proprio in questi giorni, anzi che la sto ancora facendo, ha tolto dai nostri cuori anche il senso della sovranità di Dio. Allora, la sovranità di Dio, cioè sono due re, ci convince che quello dell'altra parte non è re. Il principio della rivoluzione francese, e qui viene il bello, qual è? Non c'è più Dio, chi comanda è la ragione umana è sovrana. Sovrana vuol dire comanda su tutto e governa e stabilisce quello che bisogna fare. Il principio è bontà, no, è uguaglianza, fraternità e libertà. Sono i miti della rivoluzione francese, però senza Dio. È la ragione che decide. Ma se la ragione decide, l'uomo diventa principio a se stesso. Capite? Il re diventa l'uomo. Il re, che è re del creato, ma del creato. Sottoposto alla regalità di Dio, di San Paolo, non c'è potere se non da Dio. Quindi l'uomo non dipende da nessuno, è sufficiente l'uso della ragione. Non c'è più un sovrano, non c'è più una legge superiore. Lo scrittore cattolico Domenico Giuliotti dice che la democrazia è satanica. Ora, noi siamo tutti nati con il mito della democrazia, dire che è un governo, diciamo, però io ho fatto questa riflessione: se l'uomo è principio a se stesso, da dove trae il principio del bene e del male? Dalla ragione? Ma la ragione mi può dire che uccidere un handicappato è una cosa socialmente utile. Si arriva a questo, si arriva, perché chi decide è
la maggioranza. Ma vi rendete conto della... dica, faccia dire chi è, poi chiamerò tra un po'. Attenzione, questo è importante. Adesso era finito il telefono. Attenzione, questo è importante, perché siamo facilmente soggiogati da questo. Questo se potete discuterne, penso che sia un punto interessante a discuterne anche nei gruppi. Allora, la democrazia, parliamo proprio di linguaggio che conosciamo, è una cosa buona? Perché chi governa, cioè il principio, qual è? La maggioranza. Ma si è mai visto un affare del genere? Cioè passa la legge votata da una maggioranza. No, no, non va bene. Il principio diventa... Allora anche l'aborto, se la maggioranza decide che è un bene sociale, passa la legge e te la impone. E tu vivi lì e vivi in un luogo in cui l'aborto, che è un delitto, fa bene alla nazione, è giusto che ci sia. La maggioranza ha deciso. Sapete cosa c'era nel Medioevo? Grande Medioevo. Il re, mettiamo il re, l'unico che sta lì. Il re, se non è tiranno, perché è chiaro che poi è facile cadere anche nella tirannia, ma il re cristiano del Medioevo non comanda, obbedisce a una legge superiore. E infatti veniva incoronato da Papa. Cioè lui si sottoponeva, il re, per comandare la sua nazione, alle leggi di Dio. Quindi il re non fa le leggi, le scopre, le interpreta e le impone e le chiede per governare. Ma il re stesso è soggetto alla legge e la legge la dà Dio, si chiama legge morale naturale, anche questa è una istituzione in teologia, legge morale naturale. E dice, perché non si deve uccidere il bambino? E allora il re dice, il principio ce l'ho io. Perché il re, con la R maiuscola, che vuole il bene di tutti, non solo dei credenti, ma di tutti gli uomini, dice che uccidere un innocente è un male. Quindi non va bene. E guardate che questi principi sono sempre esistiti. Adesso sono stati tutti cancellati. Nella democrazia comanda la maggioranza. Allora l'aborto è un bene perché libera da un problema. Il divorzio è un bene perché uno può scegliere di... Ma andiamo avanti, mica si finisce. L'eutanasia è un bene perché devi far vivere un poveraccio che vuol morire. Ma poi ne verranno delle altre, non preoccupatevi. La nulla, come dire, gli handicappati. Perché devono vivere, sono un problema. Come dite, ma no, vedrete, chi vivrà, vedrà. Sono un problema, troviamo il modo di fare una legge, la maggioranza decide. Perché è lì il punto, il principio è la maggioranza. Allora, come si fa a vivere in uno Stato così? Bisogna andare nelle catacombe, bisogna vivere una reazione, bisogna ribellarsi in qualche maniera, o no? Il principio però, che noi siamo nati, e anch'io, con il mito della democrazia. Infatti quando vuoi fare un'offesa a uno gli dici antidemocratico e tu stai zitto perché la democrazia deve essere difesa. Il Presidente della Repubblica fa il discorso domattina, non so se lo fa a tutti, e dirà sempre le stesse cose, i principi democratici della nazione. Chi è democratico è bravo, chi è democratico è moderno, chi è democratico ha raggiunto l'apice della forma di governo. Allora voi mi dite, ma allora tu sei monarchico? Vorresti il re? Vittorio Emanuele IV, quello che ha messo in carcere? Lasciamo stare il discorso. Però il principio della piramide, se così si vuol dire, uno, i suoi collaboratori, il popolo. In effetti Giuliotti scrisse questa frase, il popolo non vuole la libertà, il popolo vuole la giustizia. Vi torna questa frase? La dice Giuliotti. Il popolo non vuole libertà, vuole giustizia. E ditemi voi, la libertà, voglio dire,
è chiaro che uno non può fare quello che vuole, io non posso passare col rosso, io non posso andare dal mio vicino e distruggergli la casa, ho dei limiti per vivere. Però se dovessi scegliere tra la libertà, cioè veramente faccio quello che voglio, e la giustizia, scelgo la giustizia, cioè ho questo diritto del lavoro, che ne so, di che il mio lavoro sia tutelato, adesso parliamo proprio di cose, e se uno mi viene in casa non deve venire perché è una violazione di un domicilio privato, voglio la giustizia, e voglio che chi sbaglia paghi, lo voglio, è un principio normalissimo questo. Pensate se in uno Stato ci fosse questo principio di giustizia perfettamente rispettato. Questa è una cosa buona. Infatti noi ci arrabbiamo, soffriamo, quando non c'è giustizia, quando vediamo che la giustizia nostra, forse non avete mai subito alcun torto da questo punto di vista, ma se lo subite sul piano del lavoro, viene dentro un senso di rabbia terribile, perché ho subito un'ingiustizia. Mentre invece la libertà, principio della rivoluzione francese, per vivere insieme per forza dobbiamo costringerci, certe libertà non possiamo prendercele, perché sennò si viene il caos, non puoi dire che il principio è la libertà. Sì, devi essere libero di fare delle scelte, ma fino a un certo punto. D'accordo? Quarto punto. Anzi no, appunto, questo finisce con togliere l'idea che Dio governa, che Dio guida, perché non c'è più Dio, non c'è più la legge che viene dall'alto, la legge ce la diamo noi. L'uomo, principio a se stesso, diventa sovrano. Infatti, cosa dice l'articolo 1 della Costituzione italiana? L'ho letto pochi giorni fa. E poi? La sovranità appartiene al popolo. Questo è il principio della Costituzione italiana. Ma io l'ho letto l'altro giorno e dico, ma io vivo in Italia. La sovranità appartiene al popolo. Cioè, il popolo è sovrano. Cioè vuol dire il popolo dà la legge, ma il popolo, chi muove il popolo? Qual è il principio del popolo? È Dio? Anzi, addirittura può essere anche il demonio. Vi ricordate quando il popolo Domenica delle Palme acclama il Signore, tu sei il re di Israele? Lo stesso popolo, perché non è che da domenica a venerdì, come nei film, prendono questo popolo, lo spostano e mettono il popolo dei cattivi. No, no, era sempre lo stesso popolo che... Alla domenica tu sei il figlio di Dio, al venerdì crocifiggilo. Quindi, e Pilato si dimostra democratico, obbedisce alla maggioranza. La maggioranza dice questo, si è crocifisso. Adesso qui sono solo abbozzi che vi do, ma io sto sviluppando un po' questi principi, perché mi sto dicendo, ma io fino adesso ho dormito, ho accettato passivamente questa situazione e adesso non l'accetto più. La sovranità appartiene a Dio. Lo dice chiaramente la Sacra Scrittura. Allora verrebbe da dire, ma come faccio a continuare a vivere in Italia? Ancora non mi sono risposto a questa domanda. Però bisogna che io faccia qualcosa, perché non posso accettare che la sovranità appartenga al popolo. Gli altri si dovrebbero apparare a una cosa alternativa di governo. Ma esatto. Perché comunque il re nella storia, per quanto erano in teoria... nominati dal Papa, quindi rispondevano del loro operato direttamente a Dio, che loro erano sotto la legge di Dio, non sempre sono stati uomini di Dio. Esattamente, si può cadere nella tirannia. Però dice Giuliotti che quando il re diventa tiranno, Giuliotti usa delle frasi brutali, diciamo, no? Tu vai lì e il popolo, appunto, o comunque cioè, è uno che è responsabile di tutti. È uno, ma se è una maggioranza che governa. Adesso se io voglio andare contro una legge con un Parlamento che non so chi sia, io non so mica chi c'è in Parlamento, qui si sconfina, io voto uno che non so chi sia, che mi rappresenta, ma voi avete votato, siete tutti maggiorenni, quasi tutti, sapete voi chi avete votato? No. Conoscete? No. Vi rappresentano? No. Se firmano delle leggi di cui voi, e avete votato loro, attenzione, avete votato quegli uomini, firmano delle leggi che sono contrarie alla legge di Dio, cosa fate? A chi andate a tagliare la testa, tra virgolette? A chi andate? A nessuno, perché quando è uno, invece, è il responsabile di tutti. Ed è quindi, non a caso, questa piramide ha sempre funzionato, tra virgolette, quindi la lascio lì come provocazione.
questa maggioranza e sovranità del popolo è un progresso rispetto al passato? Punto di domanda. Stando ai risultati, questo principio che il popolo è sovrano a me fa una gran paura, perché comanda una maggioranza che non so da chi è mossa. Quarto punto. Chiesa senza Cristo. Allora il maligno fa esistere la Chiesa, perché la Chiesa non potrà essere abbattuta. C'è la parola di Gesù, porte inferi non prevalebunt. Sì, e allora infilandosi, come dice il Papa Paolo VI, sotto le fessure, Paolo VI nel 76 disse Satana è entrato nella Chiesa sotto le fessure, ha detto il Papa, instaura un concetto di Chiesa appunto sociale, cioè un amore filantropico e non teologico. Non la salvezza dai peccati, ma la salvezza dai problemi del vivere. In effetti, se voi andate in una parrocchia, un mio compagno di messa di Firenze, sono andato a trovarlo, mi ha detto è un disastro. Qui suonano 100 volte al giorno, quasi nessuno chiede Dio. Chiedono la risoluzione dei problemi. Mi trovi un lavoro, mi aiuti nella situazione, mi dai un'offerta, devo andare a prendere il treno. Extracomunitari che vengono in continuazione, hanno le loro mappe, le loro cartine, quindi anche da noi vengono, in continuazione vengono. Tu puoi dare l'offerta, poi, però quello è un volto, io sono un volto, quello che conta sono i 5 euro che passano. Ecco, e vengono nelle chiese a chiedere questo, ma questa è una mortificazione del mio ruolo, perché io non sono stato fatto sacerdote per questo, ma per dare Dio alle anime, per questo. A volte io chiedo a sta gente, ma quant'è che non ti confessi? Una volta viene un genovese, uno di questi poveri genovesi, e mi dice, ma è tanto non mi confesso. Guarda, facciamo così, confessi, poi ti do 5 euro. Non è che volessi comprare la confessione. Dico, te li do dopo. Però, se tu vieni qua... Se lo facessero a me, ti giuro. Sei venuto da dei sacerdoti, hai l'opportunità di... E detto no, vabbè, lascio perdere. È andato via. Senza 5 euro. Allora io ho detto, io ho lanciato il mio messaggio. Dopo 7-8 mesi sento suonare uno, era lui. Dice, va, mi confesso, va. Non erano i 5 euro, infatti non glieli ho dati. I 5 euro. Non glielo ho dato, però l'abbiamo invitato a pranzo. Allora, questo è bello perché tu vai dal sacerdote che deve essere l'uomo di Dio, deve essere l'indicatore di Dio. Allora tu vai a cercare quello che può fare il sacerdote, confessare, rimettere i peccati, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e celebrare la messa. Fate questo in memoria di me. I preti devono fare questo. Allora, se la vita è di questo mondo, se i beni sono solo di questo mondo, i dogmi non importano più. Sapete che ci sono molti cristiani che negano i dogmi, cattolici, che negano i dogmi. I due dogmi più negati sono questi, la risurrezione della carne, dogma di fede, e la verginità perpetua di Maria, negata. Cioè dicono, anche qui lì, sì, la risurrezione della carne, si muore, poi si va in paradiso, eccetera. Ma la carne, risorgerà. Sì, risorgerà, è negato. La verginità di Maria, tanti cristiani dicono, Gesù è nato con concepimento virginale, ma poi non è detto che Maria dopo non abbia avuto altri figli, perché? Perché no? È un dogma di fede che viene negato, ma è mettere quel principio, come ho detto, di Adamo ed Eva, sbagliato, nella mettere una mela marcia nella cassetta, poi diventano marce tutte le mele. Allora, se la Chiesa diventa un'associazione umana per l'aiuto di qua giù, non c'è più una vita trascendente per salvarsi. Il sacerdote diventa un funzionario, non è più l'uomo del mistero. E c'è un attacco veramente frontale del maligno contro il sacerdote. C'è scritto lì, guarda, tu lo leggi. Non so cos'è, ma c'è l'attacco del padre. No, questo lì è la Madonna di Giugno. Frontale contro il sacerdote, per ridurlo a uno stato di socialità. Sapete che
Io sono stato ordinato il 6 ottobre del 90, non so chi di voi c'era. Eravamo in quattro. Un cappuccino, io della comunità, un prete diocesano e un missionario. Stupendo, c'era tutta la serie, diciamo. Il prete diocesano ordinato con me, che è parroco a Firenze, non dice la messa, ma dice. Meraviglia? Così. La dice solo la domenica, perché è la domenica, bisogna dirlo. Giorni feriali non la dice. Troppo da fare. La giornata è piena. La Chiesa, infatti, è molto impegnato nel sociale. Infatti viene chiamato in televisione. Infatti va, ecco, questo aiuta i poveri del quartiere, i zingari, eccetera. Ecco, questo è l'uomo di Chiesa. Questo è l'uomo di Chiesa. Mio compagno di messa. Gli ho scritto una lettera perché... No, è uno della mia, più giovane di me. Perché una volta disse, se voi sapete che i sacerdoti ricevono un piccolo stipendio, chiamiamolo così, mensile dalla curia. Allora lui disse a tutti, sul giornale, perché c'è questa immagine nel giornale, io non ricevo niente dal vescovo, non voglio niente. Scelta dei poveri. Sta povero coi poveri, nel suo quartiere, e non riceve la congrua, cioè questo stipendio, appunto. Poi gli ho scritto, caro, neanch'io ricevo niente, perché anch'io sono prete diocesano di Firenze, la curia non mi ha mai dato neanche 50 lire, perché mi hanno detto, ma voi siete monaci lassù, vi arrangiate, proprio materialmente ci hanno detto così, benissimo, non ho mai protestato su questo. Però per dirgli come, non è così che si aumenta, ecco, anche la nostra comunione e il nostro senso di divinità, del sacro. Pagano, però questo ha rinunciato. Allora c'è questa sorta di vergogna, lo dico, di vergogna, sorta di vergogna di appartenere a Cristo con questo senso del mistero. Pensate anche a una cosa semplice, normale, l'abito ecclesiastico. Tonaca, il tonacone nero. Io ho sempre visto il padre con il suo tonacone nero, poi dopo ha messo questo abito qui, eccetera. Viene tolto. Allora noi abbiamo i nostri professori di teologia in giacca e cravatta, e dico, scusi, lei signor, no, sono don, lo dici tu, perché distinguersi? Perché io devo capire? Il padre diceva, il sacerdote è un uomo pubblico, non è un uomo privato. Quindi la gente ha il diritto di riconoscerlo, di sapere a distanza, come un carabiniere, scusate, io giro per la città, vedo uno scippo, mi passa vicino un carabiniere con la divisa, chiaro, lo dico subito, corri dietro quello lì, lo avviso, lo avverto, ma se quello è in borghese, cioè, chiaro, se è fuori servizio è ovvio, ma ci sono delle persone pubbliche che devono essere immediatamente riconoscibili, sacerdote, altro che pubblico. Tante volte ho detto le confessioni che ho fatto in giro, perché l'abito, la gente mi vede, eccetera. Una volta che in aereo, una hostess andava a Cagliari, vedo la hostess che mi guardava, passava avanti e indietro, mi guardava, io stavo leggendo. Questo... A un certo punto la hostess si siede vicino a me. Avete visto mai una hostess che si siede? Dico, oddio, questa è... E mi dice, è la solita domanda, ma lei è un sacerdote? Quando mi dicono questo, capisco già che cosa vuoi. Sì, sono un sacerdote. Dica, senta, mi potrei confessare? Ma volentieri. E dico, infatti vedevo le altre hostess che passavano e vedevano che noi due stavamo parlando, di chissà cosa penseranno, diceva, non si preoccupi. Anzi, parlava molto volentieri, eccetera. È stato bellissimo perché alla fine ha dato la soluzione, assolvere, Spirito Santo, eccetera. Sembrava che parlassimo. Se fossi andato appunto con l'abito civile borghese, certamente non sarei stato riconoscibile. Perché questa vergogna di dire appartengo al Signore? Sì, vi dico, guarda, io sono tanti anni che ho l'abito, non mi è mai successo, forse una volta sola, ma vagamente, che uno mi offendesse, non so, per la strada, mi dicesse dei nomaci, mai successo. Tutt'altro, ho ricevuto invece segni di amicizia e soprattutto sacramentali. E vi dirò, qui è registrato, ma dopo lo cancellerò, sono andato anche allo stadio,
Vestito così. Perché avevo perso una scommessa con Peppone, ti ricordate? Che Peppone era venuto a Medjugorje, io gli dico guarda se tu vieni a Medjugorje, o era uno che era diametralmente opposto alla chiesa, un operaio di quelli proprio con la fascia rossa, Che Guevara, la bandiera eccetera eccetera, se tu vieni a Medjugorje, io vengo, era tifoso del Livorno, vengo con te allo stadio, tanto certamente questo, o non viene veramente a Medjugorje. E poi quando è venuto lì a Medjugorje, ricordate, no? Si è tolto, si è messo il rosario al collo. E dico, Peppone, ma adesso tu, non si chiama Peppone, soprannominato io, adesso tu vai in fabbrica col rosario al collo. Certo, vado in fabbrica col rosario al collo, che bello questa maglietta. Sta di fatto che insomma, dopo si è consacrato in comunità anche Peppone. Insomma, sta di fatto che dopo io dicevo, adesso mi tocca andare allo stadio, come faccio ad andare allo stadio qui? Prima di tutto dirlo a San Sergio, nello stadio, ma non è il massimo, poi non è proprio il luogo dei sacerdoti, chissà quanti nomi, e poi i livornesi, ragazzi, i livornesi sono terribili. Allora dico, ma Peppone, vengo un po' di nascosto, diciamo, no? Io faccio un giro, ma devo fare degli altri giri, eccetera, vediamo un giorno, ci ho messo 2 anni prima di dirvi sì, e lui ogni tanto mi telefonava e diceva, senti, allora, qui ci sarebbe questa partita, dicono, guarda, non posso, vengo alla prossima. Morale della favola, no, fu bello perché andai, insomma, alla fine decidemmo di andare a vedere Livorno-Inter, un sabato pomeriggio, alle ore 18, arrivo lì, guardiamo con l'abito, non è che non pensare che mi tolga perché andiamo allo stadio, però mi raccomando Peppone, cioè, se il Livorno perde, mi vedono, tu cerchi un po' di, guadagniamo l'uscita velocemente, perché non vorrei, dicono prete, eccolo lui, è colpa sua, eccetera, sono pronto a immolarmi, ma non per il Livorno, cioè, per il nostro Signore sì, eccetera. Oh, guarda, per me è successo veramente una cosa miracolosa. Però appena siamo arrivati, quando ha visto tutti questi tifosi, eccetera, mi dà la sciarpa del Livorno, dice, ma questa è meglio che te la metti, vai. Allora mi dà la sciarpa del Livorno, io non mi abito, eccetera, e la sciarpa del Livorno. Andiamo dentro, dice, vieni, qui c'è un piccolo rito che tutti i tifosi devono fare. Senti, Peppone, mettiamoci in un angolino così, bisogna bere il poncio. Il ponce mi porta al bar dei tifosi, la gente così. Vedo la gente che mi guarda così. Allora dice 2 poncio, che è una cosa, alcol puro, io non so, una bomba micidiale, ma un affarino così, era inverno, faceva anche bene, dico, ma sì, mi vedono, signore, mi vedono qui il poncio allo stadio. Insomma, andiamo nel posto riservato a noi. Partita buona, finita 0-0, quindi meno male. Però devo dire, io penso che il Signore mi abbia fatto una grazia, perché nella zona attorno a me c'era sotto gente, fate conto, gradinata lì, destra, sinistra e dietro. Io dicevo, se sento che i nostri signori gli parlano in modo poco rispettoso, magari mi volto, faccio vedere la veste e mi faccio qualche cenno così. Niente. E non ho sentito neanche una parolaccia. Dico, ma è possibile? Ma io penso una grazia. Ma veramente, un'isola. No, veramente, io dico, signore, ho detto, pur di conquistare un'anima, e io penso, guardate, il Signore le fa queste cose. Il Signore le fa perché ci vuol bene. Il prezzo di un'anima, l'anima di Peppone, appunto, ha fatto veramente un salto, il Signore pur mi ha protetto, perché mi sarebbe dispiaciuto, devo dirlo francamente, di sentire offese al Signore e anche parlarci mi dà un fastidio, così allo stadio ero già mezzo pronto, diciamo, che devo dire? Sono uscito e dico, ma veramente è un miracolo. Allora, prossima volta, prima di fare delle scommesse, ma ero sicuro che l'avrei vinto, invece l'ho perso, ci penserò un pochettino. Torniamo a noi, io ho detto vado con l'abito, sono un sacerdote, chissà che non sono lì, sia un segno della presenza. Ma perché ci vergogniamo del Signore? Perché ci vergogniamo dei segni sacri?
Pensate, allora, alla Chiesa sociale, ho detto, la Chiesa sociale diventa orizzontale, non c'è più Dio. La croce, adesso qui non so dov'è, mi tocca vederla addosso delle cantanti, la croce, la cantante che si fa chiamare col nome di Maria Santissima è apparsa addirittura crocifissa, cosa ha fatto? Cioè, è veramente un'offesa, perché è un segno sacro che viene. Ma lo devo vedere lì, lo devo vedere in queste cose. Questa è un'irrisione, i segni sacri che portiamo in noi. Bisogna, come dire, secondo me, riportare un senso di orgoglio di appartenenza a Cristo. Eh sì, sono di Cristo, è certo, te lo faccio vedere anche con una mia appartenenza esteriore, che non vengo a ostentare davanti a te. Ho letto un articolo di Antonio Socci, concludo, un articolo di Antonio Socci che commentava la lettera pastorale del Cardinale di Milano fatta l'anno scorso per Sant'Ambrogio, si intitola Solidarietà batte Cristo 60-1, perché in questa lunga lettera c'era 60 volte la parola solidarietà, una volta la parola Gesù in fondo, nel nome di Gesù, eccetera, così. Allora Antonio Socci dice, uno che legge, quest'anno ne ha fatta un'altra, in cui, e Antonio Socci l'ha commentata pure, in cui si parla delle periferie, in cui il Vescovo alla città, è l'unica occasione in cui parla della città, e dice c'è il problema delle periferie, sono casermone, gli operai vivono lì, c'è un po' di degrado, eccetera. E Socci ha commentato in questa maniera, se questo discorso l'avesse portato al Comune di Milano e l'avesse fatto l'assessore all'urbanistica, sarebbe stato perfetto, perché è problema dell'assessore, è problema del comune far sì che la città appunto abbia uno sviluppo organico, mettere più negozi lì, che ne so, fare dei servizi in altra maniera. Un secondo. Sì, ho finito. Dorotea vuole sapere questo. Monsignor Simoni ha telefonato, sì. Ma che se è possibile spostarla alle 8? Sì. Sì, per il 15 febbraio ci viene Monsignor Simoni. Comunque ho concluso. Allora, è l'occasione per un vescovo di evangelizzare, e il Papa lo fa, il Papa è diretto, ascoltate i discorsi del Papa, l'ultimo che ha fatto alla Curia Romana ha parlato proprio del valore di Cristo nella nostra società, nella nostra civiltà, Gesù, bisogna parlare di Gesù, nominare il nome di Cristo, il vescovo deve fare questo, non deve occuparsi delle periferie, non deve occuparsi delle periferie, deve occuparsi di evangelizzare le anime, mettendo il nome di Gesù nei peccatori. Allora, si ristabilisce il regno, d'accordo? Un regno di qua e un regno di là in battaglia. Ma se non viene mai nominato per vergogna il nome di Gesù, appartengo a Cristo, sono suo, la Chiesa si vergogna, e c'è questo attacco di metterci in un complesso di inferiorità. Pensate a quello che dicono sul Medioevo, sulla donna. Voi cristiani avete sempre umiliato la donna. Non è vero, non è vero. Gesù, leggete il Vangelo, tutte le donne vengono elevate, anzi le donne, ma io ho letto un libro sulla condizione della donna nell'Islam, adesso bisogna parlarne su questo, un libro che si intitola Vendute, perché per il padre che ha venduto le figlie, ha fatto dei matrimoni obbligati, coatti per avere dei nipoti, eccetera, queste donne non ne volevano sapere, ma devono stare, la condizione della donna nell'Islam è terribile. Adesso vengono qua in Italia e va tutto bene così, e quando vanno in maggioranza, se le vostre figlie sposeranno un islamico, povere loro, è una condizione di assoluta inferiorità e sudditanza. Ogni violenza è ammessa, ma noi scherziamo qua. E dicono alla Chiesa che mortifica la donna, ma quando mai? Appunto, appunto. Vabbè, se loro sono così, io posso anche dire non siate così. Ma non posso certo dire che nostro Signore Gesù Cristo ha causato questo, anzi, pensate, ci danno tutte le colpe, il caso Galilei, la scienza, l'Inquisizione, le crociate, sono tutte cose per cui la Chiesa deve vivere un complesso di inferiorità. No, no, gli errori ci sono stati fatti, ci faranno anche adesso, gli uomini di Chiesa li fanno, ma la Chiesa è guidata da Cristo, quindi se qualcuno ha sbagliato c'è l'epoca di San Francesco, ci sono i santi. C'è la Chiesa di Gesù, questa che porta avanti veramente la salvezza. Bene, concludiamo. Per i rimedi. La conclusione di tutto questo quadro è che se non c'è Dio nel mondo, l'uomo precipita nel caos. Per cui
questa smania distruttiva di Satana, adesso la vediamo nelle droghe, e non per fare i soliti luoghi comuni, ma le droghe sono distruttive. Ragazzi, io, avete visto ieri con il mio compagno di classe? Bene, io ho un altro compagno di classe morto di AIDS. Io, padre Domenico, e quest'altro, morto a 22 anni, si drogava, lo vedevamo. Finita la scuola, ha preso AIDS, è morto. Quindi li ho avuti qui a contatto, ma li vedete anche voi, non c'è bisogno. Se Dio non c'è, se non c'è più Salvatore, l'uomo precipita nel caos, con questa libertà, uguaglianza, eccetera. Droghe, alcol, i piaceri, il sesso come pornografia. Adesso non mi dite, ma c'è sempre stato. Sì, è vero, ma oggi clicchi la parola sesso. Tu ti connetti a internet, clicchi la parola sesso. Non ti viene mica la donnina mezza svestita, ma vengono fuori degli affari che, anche qui dico, ma una volta, una corruzione terribile, sapete, una volta comprare una rivista pornografica ci si vergognava perché c'era solo l'edicola, ma uno andava a comprare una rivista pornografica, non si metteva gli occhiali scuri, la barba finta, il cappello, eccetera, o poi nei paesi ti conoscono, e c'è l'edicolante, magari te la dà, poi ti guarda, eccetera. Era difficile, era poi complicato, diciamo. Adesso sei in casa tua, uno, due, tre, e non vengono immaginette così, vengono fuori degli affari e c'è la corruzione dei giovani, la corruzione. Perché poi il sesso, dopo, ci sono i giornali in questi giorni, in classe, alle medie, mica cose, fanno le foto alla compagna, non so, io poi le leggo così, con questo senso di, si abbassa terribilmente questo livello, imitano quello che vedono, fanno le foto, poi le mandano in giro ai compagni di classe, eccetera. Una si è quasi suicidata nelle Marche, o addirittura si è suicidata. Una ragazza è suicidata perché ha visto che le sue immagini andavano in giro per la classe. Ma questo appunto è dovuto a questo abbassamento di guardia, per cui nasce un processo emulativo. Da dove vengono tutte queste depressioni, anoressia e compagnia bella? La mancanza di senso, la mancanza di logica. Siamo in questo mondo caotico. Aspetta, adesso c'è il rimedio. È nostro Signore Gesù Cristo. E sono, allora, questa è la parte distruttiva e Satana distrugge. Noi costruiamo. Costruire cosa vuol dire? Credere alle amicizie. Sembra una banalità. Ma in questi giorni, quando vedo uno che in queste ore di cui siamo col telefonino, cioè, dico lascia stare il telefonino, vai da Salvatore lì, crea un'amicizia, crea un legame, crea un rapporto. Ti ricordi Carlo Climati quando venne e disse che non c'è più il mondo del pallone per i ragazzi, il cortile dove si andava, sì, si litigava anche eccetera, ma si costruivano rapporti. I nostri amici più veri sono quelli del cortile, io me li ricordo tutti perché anch'io andavo, poi c'erano le mamme che chiamavano, ma forse io sono vissuto in un'altra epoca, alle 2:30 mia mamma si arriva, la salita, le altre mamme che chiamavano, sentì il concerto delle mamme che erano dalla finestra, questo era il nostro mondo. Il cortile, i nostri amici, non c'è più. Allora, costruire i rapporti, credere all'amicizia, soprattutto l'amicizia con Gesù e con Maria, allora la preghiera, la comunione con il Signore, riportare il Signore alla sua regalità, al suo spazio giusto, tu sei re, tu sei il mio Dio, io sono con te, Signore dammi la tua parola. Poi per combattere questo mondo in cui non ci deve essere più Gesù come re, la continenza, anche questo è importante, la continenza, cioè mettere i famosi paletti e dire no, qui non ci entro, qui non lo faccio, qui non vado, perché se vado poi rimango invischiato, e che bisogna essere forti, ecco allora la comunità che può aiutare, ecco allora che possiamo confrontarci gli uni gli altri, confessarsi, la confessione è già la sconfitta. Signore, sono caduto, guarda, ho sbagliato, ho visto cose che non andavano bene, ho detto cose che non andavano bene, mi sono vergognato di te, sono andato allo stadio
quei pantaloncini, quando gli altri dicevano parolacce, anch'io le dicevo a tutto spiano, ho sbagliato. Signore, perdono, confessarsi. In fondo a Elisabetta, no, ho visto che ha resistito, perché siccome non ha fatto la comunione, e le disse, ma perché non ti confessi? Dice, ma sei lasciata libera. Sì, sì, nessuno ti toglie questa libertà. Ma confessarsi è proprio aprire il cuore, ci si sente leggeri, si dà al Signore queste voglio essere lasciata libera. Sì, sì, d'accordo, ma io ti sto invitando, ti sto aprendo proprio un portone, ti sto facendo vedere la luce che viene dentro, poi ti decidi te, non ti piazzi tu. Ma se nessuno vi apre la porta, bisogna illustrare anche la bellezza della confessione. E poi amarsi di tutto cuore e di tutta l'anima e con tutte le forze. Amarsi gli uni gli altri, lo diciamo tutte le mattine. Amatevi gli uni gli altri. Questo quando ci si ama, leggilo tu Silvio, quando ci si ama, il passo che vuoi leggere, quando ci si ama il maligno se ne va. D'accordo? Allora, se avete preso questi appunti, questi segni, adesso andate a rileggerli, perché... ho parlato molto della parte negativa, pochissimo della parte costruttiva. La parte costruttiva sarà l'impegno di tutta la nostra vita, ma questo l'ho detto perché vi posizioniate con e soprattutto nei confronti della New Age, laicismo, compagnia bella, prendete posizioni, non state zitti, non dormite. E qui bisogna veramente, anche se doveste andare contro fratelli di fede, anche i nostri fratelli sacerdoti, non si va contro, si aiutano. Poi aiutate loro a essere più forti, più fedeli. D'accordo? Adesso Silvio, per concludere, legge un passo che non so a cosa si riferisce. Il messaggio della Madonna di Misericordia, anzi meglio, è il riassunto del regno.